Avrà 60 giorni di tempo il commissario liquidatore del mercato ortofrutticolo Paganino Cera Mirko Apa per chiudere definitivamente la fase liquidatoria e consegnare i libri contabili e l'intera documentazione con la chiusura della sua attività. La decisione ieri pomeriggio, al termine dell'incontro dei tre sindaci di Paganino Cera Inferiore e Corbara con i tre revisori dei conti, si va verso la risoluzione dell'annosa vicenda che riguarda il futuro del mercato ortofrutticolo e la definizione di una nuova forma di gestione. La prima assemblea a cui ho partecipato come socio, cioè quell'altra fu andò deserta. Abbiamo votato il bilancio, è stato votato il bilancio 2019 e i sindaci soci si sono determinati con un indirizzo per la chiusura della liquidazione in tempi stretti. Abbiamo dato 60 giorni al commissario liquidatore per preparare una proposta di chiusura della liquidazione che può avere come punto principale la remissione in bonus su cui poi si determinerebbero i soci. Ovviamente sta adesso al liquidatore portare avanti questo tipo di chiusura. Il Cogmo era rappresentato da chi in assemblea, il dottore non ricordo il nome, e poi c'era anche il dottore Salvatore Nasti quale presidente. Nei due mesi dovrebbe arrivarci la prospettiva di chiusura della liquidazione. E poi si aprirà una discussione, tra i soci su che cosa fare del mercato, quale sarebbe il migliore asset societario per rilanciare il mercato ortofrutticolo. E soprattutto questi giorni serviranno soprattutto a rimarcare una differenza con il passato, ovvero oggi non è più proprietario la Regione Campania, la proprietà è di due enti, in maniera particolare l'87% del comune di Pagani, il 13% del comune di Nocera Inferiore,